Secondo me per i giovani Halloween è più una festa di svago, diciamo, in sé, quindi non è dato portata dall'abuso, più dal divertimento in sé, ecco, il divertimento puro. Questo 31 ottobre era iniziato ad Arezzo con l'intervento della Polizia Municipale nell'area del Colle del Pionta, dove in orario scolastico 9 tra ragazzi e ragazze, tutti minorenni, stavano consumando bevande alcoliche e superalcoliche acquistate presumibilmente, ma le indagini sono in corso, in un supermercato. Un problema, quello dell'abuso di alcol fin da una giovanissima età, che si ripropone ogni fine settimana. Ragazzi, se qualcuno beve un bicchierino in più, come si fa dopo per tornare a casa? Beh, ci si affida o a chi è rimasto sobrio o comunque si aspetta che passi l'effetto di solito. Voi vedete i vostri compagni, insomma ragazzi della vostra età che bevono qualcosina in più, funzionate come queste? Sì, purtroppo sì. Ora, io personalmente non bevo, però quando succede, il mio consiglio è o di aspettare che passi l'effetto o comunque di affidarsi a qualcuno che invece si è controllato di più. L'attenzione durante la notte di Halloween è stata alta da parte delle forze dell'ordine e non solo. Nelle feste private ovviamente i controlli non sono possibili, ma nei locali sì. Noi ne abbiamo visitato uno in cui i gestori si sono affidati all'associazione DOG, operatori di strada, per effettuare dei pretest alcolemici. Ormai dura da diversi anni. E quindi tutte le serate di giovani loro sono sempre presenti a darci manforte. Per dire, una serata come questa noi abbiamo visto che comunque c'è una buona affluenza, però ci sono tanti giovani, detto da nostri collaboratori, giovani che stanno intorno con noi, diciamo i cosiddetti PR. Comunque stasera per esempio ci sono tante situazioni di feste private, perché? Perché chiaramente hanno detto a chiare note che noi non andando da bere ai giovani preferiscono non venire e trovare situazioni diverse. Questo è un po' il problema, ma non perché non vengono in discoteca, a noi ci basta la gente che viene. Però è un fenomeno, e qui non dico do la colpa ai genitori, molte volte è detto una cosa giusta, si vede la discoteca come la cosa brutta, in realtà oggi non è più la discoteca di 20 anni fa, c'è molta più severità, c'è molta più ristrettezza, c'è molti più controlli ed è giusto. Quindi la discoteca è diventato un luogo, non dico il più sicuro, ma molto più sicuro che stare per le strade. Alla fine ci sono stati alcuni accessi ai pronto soccorso dell'Aretino per abuso di alcol e 3 incidenti stradali senza gravi conseguenze per lo stesso motivo.